La notte tra il 14 e il 15 aprile 1912 si verificò quello che viene ricordato come il naufragio più tragico di tutta la storia. Ma se vi dicessi che ad affondare quella notte non è stato il Titanic, ma un'altra nave. Ciao ragazzi! La maledizione del Titanic ha colpito ancora. E dopo che un sommergibile si è perso nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico mentre andava a ispezionare il relitto più famoso del mondo, ho deciso di indagare sull'accaduto, cercando di capire dove può essere finito quel battiscafo, cosa è successo in quelle 96 ore d'ossigeno che i passeggeri hanno avuto a disposizione prima della loro fine. È davvero imploso, come dicono gli ultimi aggiornamenti, o la verità è un'altra? Ma soprattutto, cosa è successo veramente quella notte del 1912 quando la più grande nave mai costruita, cosiddetta inaffondabile, è affondata? Questo video sarà diviso in due parti. Nella prima indagheremo sul Titanic, mentre nella seconda sul Titan, il sommergibile che era diretto lì. Lasciatemi un like per obbligarmi a rilasciarla subito. Ma quindi, che cosa è successo quella notte? È vero che c'è una maledizione legata a questa nave? Mi sono documentato tantissimo e sono qui per imbarcarmi con voi alla scoperta di un segreto che il mare custodisce da ben 111 anni. Questo è il mistero del Titanic. La costruzione del Titanic ebbe inizio il 31 marzo 1909 su progetto di William Peer e dell'architetto Thomas Andrews nei cantieri navali di Belfast in Irlanda, con lo scopo di offrire un collegamento settimanale diretto tra Inghilterra e America. Esattamente il 31 marzo di 3 anni dopo, giusto per farvi capire quanto erano stati scrupolosi, il Titanic era completamente pronto a partire dal porto di Southampton per la sua prima traversata e purtroppo anche l'ultima. Veniva pubblicizzato come la nave più sicura e all'avanguardia mai realizzata. A dimostrarlo anche il costo impiegato per la produzione, che toccava l'1,5 milioni di sterline, circa 100 milioni di euro oggi, e il numero di operai impiegati, quasi 3.000, per un'imbarcazione del peso di 46.328 tonnellate e una lunghezza di 269 metri. La nave era alta quanto un edificio da 11 piani. Il costo del biglietto per salpare a bordo della nave innovativa? Solo 3.100 dollari, circa 70.000 euro oggi. 32 dollari invece per quanto riguardava la terza classe, la più affollata, dove per lo più erano migranti. Il lussuoso transatlantico salpa dall'Inghilterra l'11 aprile 1912 e nello stesso giorno fece tappa a Cherbourg in Francia e poi a Cop in Irlanda, prima di lasciare l'Europa e navigare in mare aperto nell'Oceano Atlantico alla volta di New York. Ma al largo della costa di Terranova in Canada, alle 23:40 del 14 aprile, si schianta contro un gigantesco iceberg, segnando l'inizio di una storica catastrofe che poteva essere evitata. Qualche giorno prima un'altra nave, infatti, in quella zona si era ritrovata circondata dagli iceberg e si era anche dovuta fermare per non rischiare lo schianto. Nonostante la segnalazione radio arrivò agli addetti alle comunicazioni, questi sottovalutarono l'avvertimento tanto da decidere di non trasmetterla ad Edward Smith, il capitano del Titanic con 40 anni di esperienza alle spalle e al suo ultimo comando. Quella notte non c'era la luna e, unito alla leggera foschia, la visione era molto limitata. Nonostante ciò, la nave continuò a viaggiare alla velocità di 38 km orari e per le vedette fu ancora più difficile poter avvistare l'iceberg, considerando che i loro binocoli erano chiusi in un armadietto e la chiave l'aveva portata con sé un ufficiale che all'ultimo fu imbarcato altrove. E quando viene avvistato l'iceberg è troppo tardi. Alle 23:40 l'ufficiale alla guida ordina di virare tutto a sinistra. Il Titanic così impatta lateralmente il cumulo di ghiaccio che lo squarcia per una novantina di metri. Il Titanic aveva 16 compartimenti stagni e sarebbe stato in grado di continuare a navigare senza imbarcare acqua con 4 compartimenti allagati, ma l'iceberg ne compromise
6. Paradossalmente, studi recenti affermano che se si fosse scelto di non virare e l'impatto fosse stato frontale, si sarebbero danneggiati solo 2 compartimenti e probabilmente il Titanic non sarebbe mai affondato. In quel tragico momento erano a bordo 1308 passeggeri e 898 membri dell'equipaggio, che avevano a disposizione meno di 3 ore prima che la nave affondasse e loro con lei. Le scialuppe necessarie a mettere in salvo così tanta gente si stima fossero 48, ma per un fatto estetico e considerando che tanto la nave era inaffondabile, furono ridotte a 12. Le poche scialuppe non furono nemmeno riempite quanto più possibile e si potevano salvare molte più persone. Alle 2:20 la nave si inclinò sempre più e la tremenda pressione esercitata fece sì che, dopo essersi spente tutte le luci, lo scafo si spezzasse in due. La parte di prua, che era la più pesante, affondò subito e poco dopo toccò alla parte di poppa, che prima si rimise a posto, poi si innalzò verticalmente per inabissarsi nel profondo blu alla velocità della luce. Il Carpathia, la nave che aveva ricevuto l'SOS del Titanic, arrivò alle 4 del mattino, 1 ora e mezzo troppo tardi. Oltre 1500 persone erano già morte affogate o assiderate nell'acqua gelida. In 705 riuscirono a salvarsi, alcuni dei quali morirono subito dopo essere stati tratti in salvo. Ma in pochi sanno che il disastro del Titanic era già stato scritto, letteralmente. Morgan Robertson, nel 1898, 14 anni prima del fattaccio, scrisse Wreck of the Titan, il relitto del Titano. Un romanzo che racconta di un transatlantico, a quel tempo inesistente, chiamato il Titano, che si dice essere inaffondabile. Vi suona familiare? E guarda caso, a metà del suo viaggio nel Nord Atlantico, la nave colpisce, che cosa secondo voi? Un iceberg. E non ci sono abbastanza scialuppe di salvataggio per tutti i passeggeri, esattamente ciò che successe al Titanic 14 anni dopo. Assurdo. Ovviamente quel libro, che al tempo della pubblicazione non aveva ricevuto neanche chissà quale interessamento, divenne, dopo l'incidente del Titanic, quasi un bestseller. Morgan venne chiaramente appellato come chiaroveggente, ma lui affermò che si trattava solo di pura coincidenza. Più di una coincidenza, direi io. Coincidenza o no, dobbiamo prendere atto che 14 anni prima lui l'aveva messo nero su bianco e, secondo alcuni, in un modo o nell'altro era venuto a sapere qualcosa. Ma la verità probabilmente noi non la sapremo mai. Ma se vi dicessi invece che ad affondare quella notte nel 1912 non è stato il Titanic, ma un'altra nave, voi mi credereste? Nel 1912 il banchiere e imprenditore J.P. Morgan, considerato da Wikipedia uno dei più ricchi e importanti affaristi statunitensi della storia, aveva acquistato la White Star Line, una super importante compagnia navale, con l'idea di costruire 3 navi sorelle: l'Olympic, il Britannic e il Titanic. Il fiore all'occhiello dell'azienda era l'Olympic. Fu la prima a essere costruita e la prima a solcare il mare. Dopo 4 viaggi impeccabili, però, ebbe un incidente. Si schiantò contro una nave militare e venne ritenuta responsabile di tutti i danni causati e subiti. Quindi nessuna riparazione venne coperta dall'assicurazione e questo fu per l'azienda un vero e proprio disastro economico, certificato dalle documentazioni. Dunque, fin qui tutto dimostrato, ed è da qui che si sviluppa poi una teoria secondo cui J.P. Morgan, considerato dalle male lingue un ricco barone, dopo l'incidente dell'Olympic prese in considerazione un'altra nave identica all'Olympic, talmente simile che poteva andare non solo a rimpiazzare la vecchia Olympic, ma poteva addirittura essere segretamente scambiata con lei.
il Titanic. L'Olympic e il Titanic erano esteticamente identiche, tanto che furono soprannominate le navi gemelle. Con una semplice verniciatura, il vero Titanic, appena costruito, divenne l'Olympic e la nave disastrata, il Titanic. A vagliare l'ipotesi sono alcuni dettagli che non sono sfuggiti ai più attenti. Il Titanic, per esempio, al momento della costruzione aveva 14 oblò su un lato, mentre l'Olympic 16. Magicamente il Titanic, il giorno della partenza, vediamo averne 16. Ne hanno attaccati altri due proprio un attimo prima di partire? Potrebbe anche essere. Il piano di JP Morgan comunque era quello di mandare la vecchia nave camuffata dal nuovo Titanic verso un incidente già scritto, architettato per riscuotere il pagamento assicurativo che spetta soltanto alle navi nuove, nuove come il Titanic. Ma quella non era il Titanic, era l'Olympic. Ma non solo. Morgan aveva un duplice piano. Una crisi finanziaria nota come il panico del 1907 minacciò diverse banche di New York di fallire, un risultato evitato attraverso prestiti organizzati proprio dal banchiere JP Morgan, che riuscì a ripristinare la fiducia nella comunità bancaria di New York e creare la Federal Reserve Bank. Ma prima che ci riuscisse, c'erano tre uomini potenti che si opponevano alla sua creazione: il milionario John Jacob Astor, il potente magnate Benjamin Guggenheim e il comproprietario di Macy's, Isidor Strauss. E tutti e tre morirono sul Titanic, la nave che lui stesso aveva fatto costruire. Morgan aveva un'enorme suite privata sul Titanic, ma sembra abbia disdetto all'ultimo la sua partecipazione perché non aveva più voglia di partire. Guarda caso, all'ultimo minuto? Il racconto del Titanic resta tra i più interessanti della storia recente. Interesse generato anche dal film, che più o meno tutti abbiamo visto almeno una volta. C'è chi ne è talmente ossessionato da rischiare la propria vita per vedere il relitto dal vivo. La società Ocean Gate organizza ogni anno un tour nell'Oceano Atlantico della durata di 10 giorni, che si conclude a 380 miglia al largo e 3.800 metri sotto la superficie, con l'ispezione ravvicinata del relitto del Titanic all'interno di un sommergibile. Per partecipare non serve nessuna esperienza subacquea e devi firmare un contratto che dice che potresti morire. Il costo? Solo $250.000. L'ultima esperienza a bordo del sommergibile Titan, la terza di quest'anno, è partita la mattina di domenica 18 giugno, ma per la prima volta, dopo meno di due ore, la MV Polar Price, la nave canadese che lo stava monitorando, ha perso ogni contatto e le sue tracce. Quello che è successo in quelle 96 ore te lo dico nella parte 2. Questi miliardari andavano messi a tacere perché sapevano troppo?